della Moto3. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Salve a tutti ragazzi, bentornati DJ Aliddo, MotoGP 20, ultimo gran premio della stagione, circuito Riccardo Tormo di Valencia. Siamo primi del mondiale a 15 punti da Suzuki, a 16 da Masià, e ci giochiamo il finale, la vittoria per diventare campioni del mondo. Lo abbiamo messo un po' in cassaforte, sto mondiale, adesso. Vediamo adesso, dai. Eccolo Masià, lotta fino alla fine, il campione del mondo in carica. Noi partiamo dalla pole position. Cavolo, 29 gradi. Doppia S allora. Ok, ci siamo. Partiamo dalla pole position, ragazzi, noi. Quindi SSMS, vabbè, Alidori, Masià, il Koba. Vediamo dov'è. Non vedo Suzuki. Dov'è Tatsu? Solo quindicesimo, anche Suzuki, una doppia S per lui. Solo quindicesimo, ragazzi, attenzione. Sulla griglia di partenza, ancora pochi istanti, e il semaforo del Riccardo Tormo di Valencia si spegnerà per dare il via alla gara. Eccolo qua, Alidori, che scuote il capoccione. Adesso tutti i pensieri si riacchiudono dentro il casco. Concentrazione a mille. Semaforo rosso, gas a martello e non partiamo. Stavo per dire partiamo, ma non siamo partiti. È partito invece a tuono Masià. Oh mamma mia, abbiamo fatto una partenza come non si devono fare. Mamma mia, l'ultimo gran premio non siamo partiti proprio benissimo. Mamma mia, attenzione. Lo abbiamo messo, come dicevo, un po' in cassaforte con i risultati, con i 15 punti di vantaggio che abbiamo sugli inseguitori. Però attenzione a ritrovarsi qua nel gruppone. Tanto c'è una caduta. È caduto, no, Tony Arbolino. Era un po' rilegato dietro nelle posizioni, un po' dietro, imbottigliato nel gruppo. Pagato tanto quello zero di Suzuki in Malesia e quei due punti, tre punti scusate, di Masià in Malesia. Mentre noi, arrivando terzo, Alcoba spostati, mamma mia, il nostro compagno di squadra ci dà un po' fastidio lì. Attenzione, toccata con Nicolò Antonelli, e dietro di noi è apparso subito Tatsu Suzuki, che è partito a missile. E io credo che a missile sia partito Masià per andare a vincerla. Alcoba, ti devi levare, se no Gresini penso che ti possa, e io idem, ti incendio la moto. Abbiamo passato adesso il buon Alcoba, che è il nostro compagno di squadra, ma sta combattendo con i denti. Accidenti a lui. Neanche fossimo veramente. Eh sì, Masià è al comando. E Tatsu che sorpassa anche lui Alcoba. Finisse così, saremmo campioni del mondo. Che sta succedendo? Sta laggando il gioco, perché? Non me lo dire, perché sta laggando il gioco? Ok. Abbiamo visto dei lag che... fastidiosissimi. Ok. Oh mamma mia, no, ci siamo deconcentrati, siamo arrivati larghissimi. Ok, si è ristabilizzato tutto. Adesso Yamanaka davanti, che spero che non, oggi non voglia fare oggi, proprio oggi, la gara della vita. Mamma mia, Masià sta andando via. Eccolo l'attacco su Yamanaka, ma ci risponderà perché siamo arrivati lunghi. Vediamo se riusciamo a rispondergli qua. Oh mamma mia, l'attacco, no, cade Suzuki, ma questo non è buono, nel senso che ci ha fatto perdere tempo anche a noi. Mamma mia, la cade Suzuki, che ci è entrato un po' a kamikaze lì. Ci ha provato, e quindi Suzuki butta via adesso tutte le possibilità di vincere il mondiale.
Masià 42.9 con il 44.0. Masià sta facendo già dei tempi allucinanti. Allucinanti. Però abbiamo dei problemi perché il gioco ci sta scattando, ci sta laggando, non so perché. Non so che sta succedendo, ma il gioco ci sta laggando e quindi abbiamo dei problemi a guidarla. Mamma mia, speriamo di non doverla rifare. Però così è dura, così è durissima. Non riesci, quando lagga non riesci più a impostare le curve. Strana però sta cosa. Stranissima. Ancora 5 giri alla fine. Proviamo a riportarci sul codone di Dennis Foggia, e probabilmente proteggerà anche un po' il suo compagno di squadra Masià, che è in fuga, anche se questa fuga non gli servirà a Masià se la gara finisse così. Ora sembra che ne abbiamo decisamente di più di Dennis Foggia, però sembra che ne abbiamo di più. Ci stiamo portando rapidamente sul codone della sua Honda, del team Leopard. Va largo Foggia lì. Alidori, giro veloce, 1.42.8. Siamo i più veloci in pista adesso che... Oh mamma mia. Il gioco si è stabilizzato più o meno. Quando lo dico rilagga, quindi è bene non dirlo più. Come fai a impostare la curva qua? Non so cosa sia successo, non ho mai avuto questo tipo di problema. Però adesso diventa... Sto pensando, come mai non c'è niente sotto che sta gli possa dar noia? Oh mamma mia. Quello che vedete voi è quello che vedo anch'io, questi cali di frame. Chiedo come mai, Milestone... Il PC è assolutamente performante, quindi in qualche volta un po' la programmazione, un po' bisogna stare un po' più attenti all'ottimizzazione più che altro. Ok, ci siamo. Siamo sul codone di Foggia, questo è l'importante, signori. Torniamo in gara. Torniamo in gara. Attenzione, siamo sul codone, attaccati a Dennis. Poi ho notato che questa cosa qua la fa solo con le moto 3, non so perché, ho provato le altre categorie, non la fa! Ci siamo distratti! Oh, Foggia che rischia di tirar giù Alidori, mentre con quell'ingresso abbiamo dovuto raddrizzare la moto, perché se no eravamo giù. Siamo a metà gara, ragazzi! Abbiamo fatto il vuoto dietro, ma anche Masià ha fatto il vuoto davanti. A noi ci interessa di passare Dennis Foggia adesso. E lo passiamo in questo momento. Sarà dura portarsi sul codone di Masià, che ha già 4 secondi, una vita, un'eternità Masià. È veramente andato forte qua il buon Masià. Il piccolo Masià. Oh! Il campione del mondo in carica è in prima posizione. In seconda posizione ci potrebbe essere il futuro campione del mondo, che il prossimo anno ha già firmato con la moto 2, col team Kenwood MV Augusta o Augusta, che dir si voglia, ognuno può chiamarla come vuole, la sostanza è quella. E una nuova categoria aspetta Alidori il prossimo anno. 4 secondi e 7, Masià allunga di altri 7 decimi, è praticamente imprendibile Masià.
Grazia è imprendibile, è veramente imprendibile. 4 secondi, quasi 5 secondi. Riguadagniamo 4 decimi adesso, eh. Mancano 2 giri alla fine. Non conviene prendersi rischi, siamo campioni del mondo così e non conviene prendersi rischi. Alidori sta per festeggiare fra poco, fra 2 giri e mezzo potrebbe vincere il titolo iridato classe moto 3. In questa fase guadagna tanto Masià, è sopra i 5 secondi adesso. Sì, guadagniamo un po' nell'ultimo settore. Qui siamo usciti bene. E Masià che si è steso in... Si è steso al Gran Premio scorso in Malesia e si è complicato la vita da solo lì. 5 secondi e 3 adesso, 43 e mezzo per noi. Non ci interessa tanto andare a riprenderci Masià, rischiare di cadere a 2 giri dal termine per riprenderci Masià, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è mantenere salda la seconda posizione, dopodiché ormai Masià è irrecuperabile, non è quello che ci deve preoccupare, non dobbiamo fare la gara su Masià, sarebbe un errore clamoroso, ma a parte ma non ci credo, sarebbe anche impossibile fare la gara su Masià. Io non so come mai questi problemi qua lo fa solo sulla moto 3 e lo fa rarissimamente, devo essere onesto. Non so come mai adesso abbia dato qualche problema. Adesso va benissimo, per esempio. Non so perché abbia dato quei problemini lì di lag. Lo fa solo sulla moto 3. Secondo me qualche errore nel codice un po'. Vabbè. Sta per iniziare l'ultimo giro. Vittoria con un distacco, scusate, enorme su Riccardo Alidori di 6 secondi. E poi c'è Foggia, anche lui bello distanziato. Oh mamma mia, con il musetto della Honda che prova a puntare verso l'alto e far rinvenire Dennis Foggia, ragazzi, perché invece lì della seconda ho voluto infilare la prima e rischiato per un secondo di fare il patatrack. Siamo alle ultime curve. Oggi veramente non è guidabile però, cazzo, sto gioco. Ma guarda te, se è l'ultima gara di campionato mi deve fare tribolare così. No, veramente. Poi ti toglie anche la concentrazione, perché
Comunque Foggia è dietro, quasi 7 secondi Masià, un distacco imbarazzante. Masià ha fatto un altro lavoro, un altro mestiere oggi, e Alidori sta per chiudere l'ultima curva della sua carriera in Moto3. Si è avvicinato tanto Foggia, ma non basta. Alidori è campione del mondo, ce l'ha fatta, classe Moto3, ce l'abbiamo fatta e siamo campioni del mondo, signori. Wow, wow, ce l'abbiamo fatta, vince Masià. Noi abbiamo il giro record però, 42.8, signori. No, sì, abbiamo il giro record, ma attenzione, con 11 punti di vantaggio, 299 punti, il nostro pilotino Riccardo Alidori del team Gresini Moto3 si candida campione del mondo. A questo punto ce lo guardiamo anche, ci sarà una scenetta, spero. Ringraziamo l'onda Gresini che ci ha portato qua. Va bene, ok, questa è la scenetta del podio, signori. Ecco qua, l'emozione è tantissima sotto il casco, si va a festeggiare, si può stappare la bottiglia di spumante perché siamo campioni, campioni del mondo. Ha vinto Masià qui, complimenti Masià, ma noi siamo campioni del mondo. Eccolo, ce lo guardiamo. Ecco i festeggiamenti ai box. Fotografi, telecamere, finalmente. L'abbraccio con tutti i meccanici della Pimpato Corse. Non ci crede neanche lui, sotto il casco con il numero 44, eccolo. Vediamo che se ne va, vediamo cosa, se c'è un'altra scenetta. Eccolo, attenzione. Grande, eccolo qua, Alidori che appoggia il casco e alzerà probabilmente la coppa di campione del mondo. Bello peraltro sto casco, ragazzi, che ho fatto, mi piace tanto a me. In silenzio, guardiamocelo in silenzio. Molto scenica sta cosa, eh. Ah, non c'è lui che tira sulla coppa. Mi aspettavo che tirasse sulla coppa, porca miseria. Vabbè, dai, comunque. Ok, vediamo, dai, andiamo un po' avanti a questo punto in questo video. Vediamo un po', ok, qua ci danno un po' tutto. Sì, vabbè, il nostro contratto sicuro. Gara, ok, questo ok. Ci sarà dei premi per come siamo arrivati. Abbiamo fatto però un bel campionato, direi, comunque. Tranne le prime due gare dove siamo arrivati noni, abbiamo fatto 4 gare di fila, abbiamo vinto. Obiettivo top 5, 53.000 crediti, ragazzi, abbiamo fatto. Più abbiamo vinto il mondiale, ne abbiamo vinte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gare abbiamo vinto, facendo un secondo posto e 1, 2 e 3 terzi posti. Poi quinto, due volte quinto, una volta, due volte sesto e due volte nono. Qualche cadutina di troppo l'abbiamo fatta e qualche volta fuori punti. Ah, ecco, guarda, 9 vittorie, 13 podi, 22 pole position. Questi sono i numeri di quest'anno fantastico con il team Gresini che ci ha permesso di vincere il mondiale Moto3. Salutare così questa categoria e passare in Moto2. Ragazzi, a questo punto non credo che dobbiamo fare altro se non, vabbè, qua, se non fare così. Vabbè, è arrivato il telaio, ok.
e a questo punto pagamento dello stipendio, va bene. A sto punto, se non ho capito male, ci siamo ragazzi, e ci siamo, eccola qua la nostra moto per il prossimo anno con il team Kenwood. Adesso lì possiamo fare anche la livrea, due ne possiamo, mamma mia. Allora, come la facciamo? Facciamo un video un po' più lungo stavolta. Allora, così o così? Forse è più bella così, eh? Non lo so, non so che fare. Facciamo nera. Nera davanti è più bella che rossa, però, eh? Allora, io direi così. Ok. Carena, ma cos'è? Ah, no, 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 la possiamo... Fermi. Il video diventerà lunghissimo. Allora, la possiamo fare come ci pare. Mamma mia, ok. Scusate, ma non l'ho mai fatta, quindi è la prima volta. Come la facciamo sta moto? Allora. Plastica, plastica opaca. Allora, come la facciamo questa MV Augusta? Allora, a me piace il verde un po'. Mi piacerebbe anche avere una moto sul verde così. Mamma bella. Bella così, che ha i colori italiani. Guardate com'è venuta. MV Augusta così, con i dettagli, con la carena così, è veramente figa. Secondo colore, no, no, la lascerei così. Ok, ok, la carena, la livrea, ah ok, no, 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 questa, assolutamente questa, bella, 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 cerchioni, cerchio anteriore, io li farei bianchi i cerchioni, il cerchione posteriore, rosso no, sarebbe, fai vedere, anche che, ma facciamo rosso, sì, mi piace. Cerchioni, la tuta, attenzione, patter cos'è? Oh, bellissimo questo, con una gamba di un colore e una di un altro. Allora, il colore principale, io la scritta dietro ce l'ho, ah, ok, olio. No, io la voglio, colore principale la facciamo verde, deve essere in tinta la moto. Se io faccio questa bianca, va che bella, e questa rossa, no, non posso farla rossa. Allora, aspetta, se io questa la faccio bianca, E questo lo fa... Mamma mia. Ragazzi, che cosa non è statuta. Bandiera dell'Italia ovunque, signori, favoloso. Ok. Allora, livrea, carena, cerchioni e tuta. Abbiamo fatto tutto e l'abbiamo... Perfetta. Ok. Pilota. Il pilota. Ah, pilota, vabbè. Dovremmo fare il casco. Allora, ok ragazzi, per oggi questo video finisce qua. Iniziamo la nuova stagione in Moto 2. Guardate che bella MV Augusta che abbiamo. Ci vediamo al prossimo video per vedere come andrà quest'anno in Moto 2. Probabilmente cambierò anche il casco. Vediamo. Ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima. E continuate a seguire la serie, supportate, iscrivetevi al canale, ciao ciao ciao!